Ciao, sono Francesco Rigoli, questo è Kettlebell Specialist e oggi siamo con Serena, la colonna portante di Kettlebell Specialist, assistente nonché atleta di Kettlebell Lifting, campionessa europea di Snatch. Allora, oggi faremo insieme un circuito molto semplice, lo faremo per allenarci insieme una ventina di minuti. Questo circuito è composto da un esercizio per le gambe, un esercizio per l'addome e un pochino di recupero. Faremo un goblet squat o uno squat con il kettlebell messo come vuoi, tanto abbiamo fatto un video nel quale ti facciamo vedere tutte le varianti dello squat. Faremo 30 secondi di squat, poi dopo faremo 30 secondi di plank laterale, ovviamente diviso fra destra e sinistra, quindi sarà 15 e 15, e poi ci fermeremo 30 secondi. Quando riprenderemo cambieremo gli esercizi, faremo uno squat laterale, quindi invece il classico squat, ci metteremo con i piedi belli larghi, terremo anche in questo caso il kettlebell nella posizione che vogliamo, andremo a mettere tutto il peso su una gamba e faremo uno squat solo su questa gamba. L'altra lasciala come ti pare, puoi alzare anche la punta in modo da sentire il movimento più comodo, e faremo 30 secondi nei quali faremo una ripetizione a destra e torneremo su, una ripetizione a sinistra e poi torneremo su. Dopo di questo faremo un plank frontale, ci metteremo in questa posizione e eventualmente sposteremo i piedi, ma vedremo anche che possiamo spostare anche le braccia. Dopo di questo faremo 30 secondi di recupero. Il plank laterale, che non ti ho fatto vedere, è fatto in questo modo: ci mettiamo in questa posizione, le varianti che possiamo fare sono questa con la gamba alzata, oppure pieghiamo la gamba e lo facciamo a leva più corta se stare col peso sul piede, quindi a leva più lunga, diventa più complicato. Ti torna? Goblet squat, plank laterale, riposo, squat laterale, plank frontale, riposo. Ripetiamo in questo caso 7 volte, ok? Se ci siamo, scegli il carico che pensi sia più opportuno. Durante questo tempo vai al ritmo che pensi sia opportuno per te, quindi se ce l'hai nei 30 secondi fai più ripetizioni possibile, se invece sei stanco rallenta e prenditi i recuperi che vuoi, ok? Negli esercizi, se pensi che il carico sia troppo, comunque farlo col carico sia troppo, lo fai a corpo libero. Io direi che a questo punto partiamo con l'applicazione. 3, 2, 1 e si parte, eh? Pronta? 3, 2, 1. Ok, quindi il primo squat lo facciamo per provarlo in goblet, cioè in questa posizione con le mani messe a calice. Il movimento ovviamente rispetta sempre il ritmo articolare, quindi le anche e il ginocchio iniziano il movimento insieme, quindi non è questo, non è questo, ma il sedere e il ginocchio si muovono insieme. Ora ci mettiamo in posizione per fare il nostro plank laterale. Prima io lo faccio a sinistra, quindi stiamo 10-15 secondi qui, ora ci siamo mangiati già un po' di secondi. Cambiamo perché ci siamo mangiati un po' di secondi, eh? Questa dopo dobbiamo prepararci. Sì, siamo stati un po' lenti. Su. E se lo fate così in due è anche più destabilizzante. Ok. E ci prendiamo 30 secondi di recupero. Il passaggio fra lo squat e il plank laterale va fatto un po' più. Vabbè. Per ora andava bene. Meno male c'è il recupero, guarda. Allora, 15 secondi di recupero, ovviamente noi abbiamo messo 30 secondi di recupero, però se uno se la sente non li fa, o per esempio fa un recupero attivo con un po' di swing leggero, per esempio. Via. Quindi ora kettlebell lo teniamo volendo in goblet come abbiamo fatto prima, piedi belli larghi, anche corpo libero. Mi siedo, torno su, vado sull'altra. L'importante è che nello squat laterale il movimento che fa il bacino e la gamba sia identico rispetto a quando fa squat. Questo è lo squat, questo è lo squat laterale, cioè il movimento alla fine è lo stesso. Non facciamo roba nel quale ci ingobbiamo, ok? Lavora, vai, invece di farla. Plank,
porto avanti un ginocchio senza spostare il bacino, senza perdere la curva fisiologica. O se no, se volete, utilizzate le braccia. Se uno non ce la fa, prima del tempo, appoggia le ginocchia. Era solo per farvelo vedere, che non venga fuori che non ce la facevo. E si recupera. Quindi ora ci prepariamo per... facile. Lo squat, ora per esempio, io lo tengo sulla spalla. Faccio questo giro sulla spalla. Brava, ok. Io lo tengo sulla spalla, poi il prossimo giro sull'altra spalla. Poi lo provo davanti, è che davanti mi stanca le scapole, cioè i muscoli fra le scapole. Via. Lo portiamo sulla spalla, così agile come ho fatto io, e ci facciamo lo squat. Se ce l'abbiamo e sentiamo che ce la facciamo, andiamo un po' più veloci. La respirazione, non ci sono carichi pesantissimi, si può fare anche senza l'apnea, se no a un certo punto uno, se c'ha proprio, ad esempio, due carichi pesanti, prende aria, apnea. Ok, mi raccomando, ovviamente sempre schiena dritta. Andiamo col plank laterale, stavolta vediamo se si riesce. Meglio, Stavolta sì. Spalla lontana dall'orecchio, quindi non su. Spingo col gomito a terra. Cambia. Un'altra variante interessante potrebbe essere che invece che sulla gamba questa, stiamo su quest'altra. Così lavoriamo anche tutta la parte interna. Recupero, altro che lavoro. Un po' di swinger. Vai, ti guardo io, guardo se lo fai bene. Vai. Un po' di recupero attivo potrebbe essere uno swinghettino un po' leggero. Ovviamente, in questo caso, il power swing. Però se è fatto leggero e siete un po' allenati, questo è di recupero, chiaramente. La Serena lo fa perché è allenata. Vediamo se ai prossimi giri continua a volerlo fare, Vai! E squat laterale. Un po' di strappo. Questa volta sulla spalla, ok? Scendo, questa la tengo come mi fa sentire più comodo. Questa sta libera. Si rimane comunque rilassati, cioè lavorano le gambe, ma il busto però, il resto. Plank. Come dicevamo prima, il ponte frontale lo facciamo usando le gambe. Se per esempio volessimo mettere il sollevamento del piede per coinvolgere un po' di più i glutei, mi raccomando, lo alziamo ma lo stacchiamo, non so, 5 cm, non un metro, perché sennò andiamo a inarcare la zona lombare. Quindi potremmo fare avanti, tocco, alzo, avanti, tocco, alzo. Ti torna? Ok, vuoi fare swing? Ma no, vai a questo giro! Lo facciamo solo nel, lo faccio solo nell'intervallo. Certo che lo faccio solo nell'intervallo. Nell'intervallo tra un blocco, dal primo blocco. Ah, ora siamo già tornati a... ok. Ora faccio strappo. Se ti riesci. Io recupero, guarda. Perché questi circuiti sembra che... ma un po' vanno, squat frontale, via. Altro braccio, mi sa che è questo. Mentre per lo squat laterale devo mettere via. Perché te ti stanchi di più, vai più veloce, io sono lenta. Ci fischi anche. Dai, vabbè, carico è leggero. Se il carico è leggero, per tenere l'intensità un po' alta bisogna andare un po' più forte. Fosse stato più pesante, ecco, per esempio ora lo voglio fare in questo, dove vado? In questo modo. Così mi lavora più la parte interna. Oh, cambio. Potresti anche spingere con questo ginocchio sull'altra mano per avere proprio ancora di più un'attivazione sulle catene crociate. Dai, che c'è da fare lo swing io. Vai, fai swing, io bevo.
mamma mia. Faccio vedere anche lo swing col a una mano, così. Da te il cambio? No, cambi liberamente. Non so dove prendere le energie, sta ragazza. Dalla gioventù? Chiaro, meno male. Io non sono più giovane. Oh, non mi ricordo cosa c'è. Lo squat laterale, grande. Vedi, mi inizia anche un po' d'Alzheimer. Giù, spingo, mi fermo. Giù, spingo, mi fermo. Oppure, ta, 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 ta. Oppure in una versione ancora più avanzata, non c'è l'estensione dell'anca, però potremmo comunque rimanere più bassi, lavorare sempre su questo angolo. Addome. Ok, il ponte frontale, quindi avanti, tocco, alzo, avanti, tocco, alzo, avanti, 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 ruoto, stacco, giro, appoggio, tocco, ta, ta. Si recupera, vai. Vuoi fare swing, strappo, snatch? Che è poi la stessa cosa, strappo, snatch. Fallo dopo. Ma questa bevo parte un po'. Qui è un po' di recupero. Manca il pozzino di Kettlebell Specialist, eh? Ok, prossimo video ti metto tutti. 10 secondi. E squat normale, no? 3, 2, 1. Teniamolo davanti, va. Quindi in incastro. Ma se uno avesse le abilità motorie adeguate e sufficienti, ottime, potrebbe farsi anche degli squat overhead, che come sappiamo non sono tanto allenanti per la parte inferiore quanto sono degli esercizi di controllo motorio del busto. Ok, laterale. Questa è tipo la fusione di Dragon Ball. Attacco solare. Attacco solare. Cambia. Su, tira sul culo. Su, su, su. 2, 1. Vai. Io inizio a essere stanco, eh. Ah. Faccio un po' di strappo. Via. E la riesce, la ragazza. Quindi anche lo strappo, se lo fate leggero, potrebbe essere comunque quel recupero attivo. Lo sapevo. È già finito. È già passato. Yeah. Non sembrava, ma è già finito. Sono già passati 20 minuti. No. Ti giuro. E guardi lui. Sono passati. Qualcuno ha dato le quinte e dici di no, però. No, non sono passati 20 minuti. Ho sbagliato. Quanto è passato? Ho fatto il conto male. Com'è possibile? Ragazzi, ho sbagliato a fare il conto. Ma com'è possibile? Scusa. Facciamo altri due giri in giro. Ne metto dell'altro. Facciamo finta che abbiamo fatto più recupero. Ora dovrebbe andare bene, cioè nel senso. Rivado allora? Sono in tutto. Ah, è perché ho fatto il conto effettivamente, un giro solo, vabbè. Sono 3 giri. Sì, mi sembra di sì. Non lo so, dai, io parto. Poi. La vecchiaia, ragazzi, la vecchiaia, sei inciampo sul kettle. Non c'è lo squat laterale? E allora andiamo. Ah, uno è di là. No, ragazzi. Lo succederò io. Ho già iniziato alle prime avvisaglie. Io ho inserito Serena. Così se poi iniziate a vedere solo lei e non me, capite qual è. Ok, quindi plank frontale.
Grande. Quindi, ta, 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 volendo, entriamo dal plank al ponte frontale al ponte laterale. Ta, ta, giro. Oppure sposto i piedi, tocco, sollevo. L'importante è il bacino sta fermo, la zona lombare non cambia nella sua curva. Ora ce la fa lo squat frontale. Cioè, sì, cioè il recupero e poi il goblet. Ragazzi, la fatica, l'ossigeno arriva meno. Incredibile che abbia sbagliato. Certo. Sì. Brava. Poi faccio un po' di strapulo. Ottimo. Dopo glielo fai anche di lato, così, eh? Via! Anche un po' di lato così, se vuole uno ci mette anche un po' di press, così lavora anche un po' sulle spalle. Ponte laterale, mi raccomando, dammi allora. Ovviamente, come si entra però nel ponte laterale? Eventualmente uno si mette in questa posizione, schiena dritta, e stacca il culo senza poi piegarla, quindi si siede indietro e spinge avanti il bacino. Cambiamo. Abbiamo fatto troppo su questo lato, per non andare a incurvare la zona lombare, quindi da qui abbiamo fatto pochissimo su questo. Senti, facciamo un po' meno recupero. E quando finisce l'esercizio, mi siedo indietro ma resto con la colonna dritta senza spanciare. Recuperiamo, va. Quindi ora abbiamo uno squat normale, squat laterale. Mamma mia, messi insieme non è che siamo tutta bella. Ok, dai. Ecco, per esempio, sullo squat laterale, ovviamente lo possiamo tenere sulle spalle, lo possiamo tenere al petto, molto più difficile, ancora più difficile rispetto a uno squat overhead, è farlo in overhead. Quindi gli squat laterali in questa posizione sono ancora più difficili, quindi per me all'inizio sono sconsigliati. Poi se hai le abilità motorie per farlo, ok. Plank frontale, ok. Ta, 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 io sto facendo avanti, tocco, alzo, tocco, laterale, tocco, alzo, tocco, avanti, tocco, alzo, tocco, laterale, tocco, alzo, tocco, muoio, no, ce la faccio però. Sarebbe consigliato fermarsi al 0, io mi sono fermato a 3, però. Allora. Bravo, faglio vedere di lato. Dopo questo ci abbiamo lo squat normale. Oh. 10 secondi, eh? Mamma mia. Anche perché tutta questa roba è fatta nel mezzo alla mia scheda di allenamento. Vai, quindi per me questo è l'in più. Ah. Fare anche da sì, poi cambia. Oppure se li prendi direttamente in botto qua. Laterale. Vai col tempo. Vai col tempo, eh. Attenzione, eh. Chiaramente io ci entro un po' così veloce, sconsigliatissimo, entrarci un po' veloce. Tipo tuffo. Cambia, vai. Su bene il culo, eh. Spingi su bene, spingi con la gamba a terra, su 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 su. Buono.
recupera. Ora ci abbiamo l'ultimo, eh? L'ultimo che ovviamente è sullo squat laterale. Sì. Ma l'ho fatto lo squat? No, non si è fatto lo squat laterale. Si è fatto il plank laterale. Non sei di aiuto, capito? In questo modo mi confondi. Pronti? Vai con lo squat laterale. Mi raccomando, non scendiamo così, nemmeno tutto col ginocchio avanti, come uno squat. Giù, torno su, giù, torno su. Ovvio che serve un po' di mobilità, un po' di controllo motorio, però è come uno squat. Questo è l'ultimo, eh? Frontale. Meno male. Ah. Ta, 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 ta. Oppure stacco le mani, ruoto e faccio questa rivoluzione. Wow! È volato! È volato sto cazzo, è volato, sono morto. Allora, com'è andata Serena? Come ti è sembrato sto circuito? Carino, allenante! No. Meglio, sta meglio, ora sì, ora sì. Ora sì. Decisamente meglio. No, carino! No, no. Dove l'hai sentito? Te di più. Glutei, gambe. Ovviamente abbiamo lavorato. Certo, no, io per esempio ti ho sentito sulle gambe, però in questo periodo sento fatica quando devo stare col kettlebell davanti tra i muscoli sulle scapole, però perché sono affaticati anche dei miei allenamenti, quindi. Io sono in cassa, mi piace di più, cioè mi piace di più in realtà perché dura meno fatica. Vabbè. In realtà dovremmo un po' variare. Sì, sì, no, variamo le posizioni anche nei plank, come hai visto, non fa, cioè se riesci a fare quello, ok. Se sei stanco appoggi prima, però in una condizione di forma più avanzata uno cambia un po', ha visto anche gli squat e gli affondi laterali, puoi cambiare la posizione dell'attrezzo. Comunque, quello che abbiamo proposto noi è fatto in questo modo, 30 secondi per le gambe, 30 secondi per l'addome, 30 secondi di recupero. Abbiamo fatto il video nel quale ti spiego quali sono quei fattori sui quali intervenire quando vuoi modulare l'intensità, quindi quando vuoi rendere l'allenamento o più semplice, comunque meno faticoso o più faticoso, quindi eventualmente vai a vedere quello e niente. Prova questo circuito, facci sapere se l'hai fatto in questo modo, facci sapere se l'hai cambiato, insomma com'è andata, scrivici nei commenti. Ovviamente non l'abbiamo detto, ma non me lo sono ricordato, non me l'ha ricordato. Iscriviti al canale, clicca sulla campanella per ricevere la notifica ogni volta che usciamo con un nuovo video. Vuoi aggiungere altro? No, segui sul nostro sito tutti gli eventi. Ovviamente ti lasciamo il link in descrizione e ricordati, se pensi al kettlebell, pensi... Kettlebell Specialist. La pensavo schiena dritta o come abbiamo detto l'altra volta. No, va bene, kettlebell Specialist.